Si è riunito a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. Si è parlato soprattutto di sfratti ed è stato deciso che quanti si trovino ad avere una sentenza esecutiva di sfratto per un contratto di locazione che scade entro il 31 dicembre di quest'anno potranno chiedere la graduazione, cioè la proroga dello sfratto, anche dopo il 25 luglio prossimo. È stato anche prorogato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge in materia sanitaria e previdenziale, scadeva alla mezzanotte di oggi. Sul fronte sindacale c'è da registrare un rinvio a scadenza da definire dello sciopero generale proclamato per giovedì prossimo 14 luglio dalla Federazione CGIL CISL UIL. Mercoledì infatti i segretari dei sindacati confederali sono stati convocati dal ministro del lavoro Scotti per esaminare l'andamento delle vertenze contrattuali. Importante dichiarazione del primate della Chiesa Cattolica Polacca. Monsignor Glemp, rientrando a Varsavia da Roma, ha lasciato capire ai giornalisti che la legge marziale potrebbe essere abolita definitivamente il 22 luglio, festa nazionale della Polonia. Glemp ha anche aggiunto che ritiene possibile la concessione di un'amnistia parziale ai detenuti politici. Restiamo all'estero parlando del Cile. Ai diversi governi che avevano protestato per l'arresto del presidente della Democrazia Cristiana cilena, Gabriel Valdés, si è unito oggi anche quello della Germania Ovest. Il nostro presidente del Consiglio, Fanfani, intanto ha disposto un passo del ministro degli esteri Colombo presso l'ONU perché venga promossa un'iniziativa anche da parte delle Nazioni Unite. Nel paese latinoamericano si respira un clima di attesa. Per domani, infatti, è prevista la terza giornata di protesta in due mesi contro il regime militare che ha portato il paese al tracollo economico. La cosa che Pinochet teme di più è che si ripetano queste scene. Risalgono al 14 giugno, quando l'intero popolo cileno manifestò contro il dittatore al potere da 10 anni. Le forze armate cilene sono sempre più divise e gli Stati Uniti sembrano intenzionati ad abbandonare al suo destino la giunta militare. E passiamo alla cronaca. Sono trascorsi 19 giorni dal sequestro e i parenti di Emanuela Orlandi, la ragazza 15enne, figlia di un funzionario del Vaticano, continuano a chiedere ai rapitori prove che la ragazza sia in vita. L'ultimo appello lo ha lanciato stasera lo zio di Emanuela. In una affollata conferenza stampa ha chiesto di avere una foto della ragazza con in mano un quotidiano, la cui data sia leggibile chiaramente. Tutte le prove fornite finora, ha proseguito lo zio di Emanuela, non ci hanno convinto. Ho parlato più volte di Emanuela per telefono con un signore dall'accento straniero, ha detto ancora lo zio, ma non mi ha mai accennato a richieste di denaro né tantomeno al rilascio dell'attentatore del Papa, Ali Agca. Si è appreso poco fa che Ilario Martella, il giudice che indaga sull'attentato al Papa, è partito per la Bulgaria. A Sofia dovrebbe interrogare il boss mafioso turco Bedir Selenk. La richiesta ai giudici bulgari era stata avanzata parecchio tempo fa, ma solo ora è stata concessa l'autorizzazione. Mentre la polizia ha festeggiato oggi il 131esimo anniversario della sua fondazione, continua la lotta delle forze dell'ordine contro la mafia e la camorra. A Salerno i magistrati hanno emesso 20 comunicazioni giudiziarie nei confronti di altrettante persone sospettate di essere legate al boss Raffaele Cutolo. A Palermo, invece, sono stati emessi 14 mandati di cattura per l'assassinio del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso insieme alla moglie ad un agente di scorta. Nessuna indiscrezione sui nomi delle persone colpite dal mandato di cattura, ma si sa che a queste persone è stato imputato anche l'omicidio di due boss mafiosi, Stefano Bontade e Salvatore Inzerillo, oltre che la strage in cui persero la vita un altro boss mafioso, Alfio Ferlito, i tre carabinieri della scorta e l'autista. Identica dunque sarebbe la matrice criminosa di questi delitti, così come è ormai evidente la connessione fra le bande mafiose di Palermo e quelle di Catania. Dietro a queste bande, a giudizio degli inquirenti, vi sarebbe un complesso intreccio fra mondo politico, finanziario e imprenditoriale, sul quale stanno indagando Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia. Torniamo all'estero con il Salvador. È fallito il tentativo dell'inviato speciale del presidente americano Reagan, Stone, di organizzare in Costa Rica un incontro con i leaders della sinistra salvadoregna. Stone è ripartito per gli Stati Uniti senza essere riuscito, almeno per il momento, a convincere i capi della guerriglia a deporre le armi e a partecipare alle prossime elezioni annunciate in Salvador per dicembre. I leaders della sinistra salvadoregna, in un comunicato, sostengono che l'incontro con l'inviato di Reagan è saltato per motivi procedurali e si dicono disponibili a parlare in una prossima occasione con Stone, purché non vengano poste pregiudiziali e limiti alla discussione. La porta della speranza, dunque, resta aperta. Sempre più critica la situazione nel Chad. Il presidente di questo paese africano oggi ha rivolto un nuovo appello alla Francia perché lo sostenga nella lotta contro i ribelli filo-libici.
che hanno sferrato una violenta offensiva. Contrastanti le notizie dal fronte. A Béché, un importante centro strategico, sarebbe caduta nelle mani dei ribelli, ma il governo del Chad smentisce. L'Organizzazione per l'Unità Africana sta tentando di mediare fra le due parti, mentre il presidente dello Zaire, Mobutu, attacca Gheddafi accusandolo di voler destabilizzare non solo il Chad, ma anche altri paesi africani che, ha fatto capire Mobutu, sarebbero pronti a mandare uomini e armi nel Chad per sostenere il regime. Affacciandosi alle sponde del Tamigi stamattina, molti londinesi hanno pensato di sognare. Due uomini attaccati ad un paracadute e trainati da una barca sorvolavano il fiume passando sotto i ponti. La singolare esibizione è stata attuata per raccogliere fondi destinati ad un ospedale per bambini. Protagonisti dell'impresa, due agenti di polizia inglesi. La ripetono da 3 anni, da quando cioè i medici dell'ospedale che essi intendono aiutare salvarono la vita di un figlio di uno dei due uomini. Per chi volesse sapere domani che tempo farà, il meteorologo prevede sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, tranne un po' di nebbia nelle valli e lungo i litorali, ma durante le ore notturne. Non si esclude qualche temporale, servirà a rinfrescare un po' il clima. Prima di salutarvi una notizia curiosa, nonostante la vita non costi poi così poco, dal 1 agosto è previsto fra l'altro un aumento della polizza di assicurazione del 2-3%, gli uomini italiani spendono sempre di più per curare la propria estetica. Il consumo di dopobarba, profumi maschili e acqua di colonia negli ultimi anni si è decuplicato. È tutto per questa edizione, vi ricordo che fra poco andrà in onda lo speciale del TG1. Argomento di stasera la fecondazione artificiale in vitro. È una risposta alla sterilità? Ne parleranno in studio diversi ospiti. Buonasera.